Grazie, Manuela. Andiamo subito a vedere quello che è un po' il tema dominante, naturalmente il PNRR, come si ricorda ancora, quello che è la situazione delle zone alluvionate, l'intervento del governo, le decisioni, ma c'è anche altro. Fa da garante, nessun taglio dei fondi rispetto ai tempi. Metsola da fitto, lavoro ottimo e c'è anche qui la rielezione fino al 2028 del sultano turco. Rosato festeggia Erdogan che succede a se stesso, l'esponente renziano si unisce alle felicitazioni di Putin, Orban, dell'emiro del Qatar per la vittoria col 52%, nessun messaggio dal governo italiano in linea con la silenziosa cautela dell'Unione e dell'Occidente per l'alleato scomodo. C'è poi uno dei temi interessanti oggi con cui apre il Mattino di Puglia e Basilicata, il business allettante degli americani con le armi all'Ucraina. Ebbene, Stati Uniti, l'Europa deve acquistare da noi le munizioni per Kiev, 1 milione i proiettili promessi a Zelensky, Biden impone la fornitura da parte delle aziende statunitensi, escludendo quelle basate nell'Unione in Norvegia, da Budapest il no, condiviso anche da altri paesi europei, all'esborso dunque di 500 milioni di euro dal fondo per la Europa, per la facilitazione della pace in Europa. Mosca caccia intanto centinaia di tedeschi.